Corriamo sulle strade di Vivi Città, Elena Viola. Eh sì, dopo tanta attesa e tanto lavoro si è corsa oggi l'edizione numero 34 di Vivi Città. Abbiamo in collegamento il presidente dell'UISP, Vincenzo Manco, per raccontarci un po' la giornata. Buongiorno. 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 Sì, parliamo subito dei vincitori. Ci può dare anche qualche numero, la partecipazione? Allora, la partecipazione... particolarmente nutrita, soprattutto segniamo la presenza di... Manco, sì, abbiamo difficoltà di collegamento, c'era un problema sulla linea, cerchiamo di sistemare meglio l'audio, sentiamo un po'. Manco, dicevo, ecco, adesso va bene, vai. Meglio. Adesso. Dicevo, vi segnalavo la grande presenza di 6.150 partecipanti alla non competitiva di Reggio Emilia e 367 invece alla competitiva. È il numero più alto che abbiamo, segue Palermo con 2.700 partecipanti alla non competitiva. Reggio Emilia addirittura la partecipazione anche di 35 scuole, perché è una formula particolare che Reggio segue da qualche tempo a questa parte. E per quanto riguarda invece la classifica, come vi veniva chiesto, possiamo in pratica aggiudicare la vittoria, anche se manca ancora qualche dato, ma pensiamo che questa possa essere definitiva, a Yuri Floriani, che ha corso a Palermo con 36 primi e 16 secondi sulla 12 km. Senta, ogni anno un tema per cui battersi, la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, ogni anno un progetto socioculturale. Quest'anno l'attenzione si sposta in Libano, paese che ospita oltre 1 milione di rifugiati siriani, molti bambini. La raccolta fondi di quest'anno a cosa servirà? La raccolta fondi di quest'anno servirà alla costruzione di un campetto sportivo a Kasr. Kasr è una piccola cittadina nel nord del Libano, nella valle della Bekaa, che è la zona, diciamo, una delle zone più povere del Libano, se non la più povera, con pochissimi, tra l'altro, servizi. Una presenza di circa 360.000 profughi siriani, molti dei quali bambini, e noi con questo campetto sportivo cerchiamo di rispondere un po' all'esigenza di normalità di questi bambini e di questi ragazzi, garantendo questo spazio appunto sportivo per poter giocare insieme, non soltanto tra di loro, ma insieme ai ragazzi libanesi e ragazzi appunto palestinesi, altra situazione, diciamo, di profughi che in quel territorio, nel territorio del Libano, è presente da moltissimi anni. Un segnale di grande, come dire, convivenza, un segnale di convivenza, un segnale di pace che vogliamo noi lanciare della WISP, ed è per questo motivo che abbiamo chiesto, e lo ringrazio particolarmente al sindaco Luigi Ammatuna, che ha dato il fischio, diciamo, d'inizio del Vivi Città da Pozzallo, terra di accoglienza e terra appunto di accesso dei migranti, una delle situazioni, diciamo, difficili che sta vivendo l'Europa. Noi Vivi Città ha una corsa a vocazione internazionale, abbiamo voluto dare questo segnale di convivenza tra popoli. Un'ultima domanda, dopo tanti anni è sempre un'emozione per lei vedere la partenza? È stato bellissimo, onestamente, vedere questo fiume di gente. Io ero a Reggio Emilia, perché abbiamo da lì poi costruito anche un nostro collegamento, diciamo così, di 20 città in diretta attraverso un collegamento appunto Facebook. Il sottoscritto, insieme al presidente della WISP di Reggio Emilia, abbiamo vissuto questa grande immagine di un fiume di gente, tra l'altro, come dicevo, nella partecipazione delle scuole, anche intergenerazionale, quindi l'occupazione delle piazze per ribadire il diritto alla pratica sportiva, per ribadire il sentimento di coesione sociale e di cittadinanza che il Vivi Città vuole lanciare. Ne approfitto per questo, per ringraziare i tantissimi volontari, dirigenti che in tutte le città italiane, oggi 42 città, hanno corso, e anche negli istituti penitenziari e nelle 17 città straniere che hanno corso il Vivi Città. Veramente una grande partecipazione, un grande fiume di gente, un grande senso di solidarietà internazionale. Grazie a Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, per averci raccontato di questa Vivi Città in corso. Grazie a Elena Viola, che è venuta con noi in studio.